Si mettono al mondo dei figli, bentrovati intanto e bentrovate, 8:37, Pierpaolo Zaccai, Italia Garantista, con noi il professore Giulio Bigotti. Si fa una coppia, due persone si incontrano, nasce un amore più o meno importante, da questa unione nasce un bambino, una bambina, e poi finisce il più delle volte, purtroppo, stando anche dietro ai casi, alle statistiche, in questo modo. E un paese si parla di stato di diritto, di civiltà, di cultura, del rispetto dell'altro. Quando una paternità, una maternità finiscono in questi termini, questo paese, perché dell'Italia stiamo parlando, davanti a sé non ha un grosso futuro, neanche tanto bello, sentite. Pronto, mi sa che era caduta la linea. Senti, me la fai sentire Arianna? E quando la posso sentire? In base non la dovresti sentire da quello che dice il giudice, da quello che dice l'ordinanza, tu non dovresti avere contatti con Arianna. E quindi neanche sentirla? Quello che dice l'ordinanza. Quindi, cioè, io non la posso neanche sentire? Ti ho chiesto di sentire Arianna, non ti ho chiesto di parlarci, ti ho chiesto almeno di poterla sentire, sentire la voce. Vabbè, Non devi avere contatti. basta, basta così, credo sia abbastanza chiaro. Lo dice l'ordinanza. Poi certe persone si fanno forte anche dell'ordinanza. Non sto nel caso specifico, non mi interessa. Mi interessa questa vicenda per poi considerarla di lignaggio, per evolverla, per esporla, in termini più alti. I bambini sono vittime. Nella storia di Maria Teresa Bigotti non c'è nessuna vittima se non quella fatta da chi non ha saputo, da un punto di vista gestionale, di potere, d'autorità, confrontarsi con questo caso, e responsabili sono quelli che lavorano, che hanno lavorato su questo caso all'interno dei servizi sociali. Lì c'è una storia finita male tra uomo e donna ed ecco che si fa l'ordinanza. Un uomo per bene, secondo me, o un uomo. Avrebbe detto cose diverse, non si appella all'ordinanza. Ma passi anche. Qui è diverso. Qui c'è una famiglia, un padre e una madre che vogliono la loro figlia e la loro figlia vuole stare con mamma e papà. E questo è il punto. Non bisogna andare troppo lontano. Qui abbiamo una persona in studio che una volta chiesi: ma perché non vi siete? Perché eravamo usciti, quando si è a caccia devi riportare il trofeo. Ho capito, ma non è neanche un modo di rappresentare le istituzioni. Abbiamo tutti bisogno di un paese migliore. Questa bambina, guardate, lo dico con profondo rispetto per il lavoro di chi si muove all'interno, perché generalizzare sarebbe dire una grossa fregnaccia e dare dei vantaggi a chi vuole male a te e a tua figlia. All'interno dei servizi sociali ci sono persone per bene che lavorano con coscienza, siamo convinti tutti di questi. Noi tifiamo per loro e noi vorremmo dar forza a queste e a queste personalità. Non è un fatto di radio, non è un fatto, credo, di Pierpaolo, anzi, non è un fatto neanche di Italia Garantista. È un fatto d'umanità. Vi riscattate, è bello. Avete commesso un errore macroscopico, grossolano, dettato dall'ignoranza. Ridate la figlia a questa persona, punto. Nessuno festeggerà se non privatamente questo ritorno. Non vi preoccupate, andiamo in cerca di medaglie, non ci servono queste medaglie. Però la storia di Maria Teresa è la storia di Arianna, con finalità e humus familiari diversi. È la storia di una madre che scrive disperata: vi racconto un po' di mio figlio Davide Homet, la persona splendida che lo Stato italiano vuole interdire, vuole spegnere per sempre a 35 anni, perché ognuno di voi sa che cos'è un'interdizione, vero? È la morte civile di un individuo, è la riduzione di una persona a oggetto da gestire, è sancire la fine di ogni progetto, di ogni pensiero, di ogni sentimento, di ogni iniziativa di quella persona, è stroncare ogni anelito, sogno, affetto, volontà, scelta di vita, è ridurla alla schiavitù di un tutore che dispone della sua vita, del suo tempo, della sua collocazione, ad esempio per tutta la vita in fondo a un manicomio, e che non di rado ci specula sopra. La persona interdetta non ha più identità né privata né sociale, se si sente male è semplicemente scontenta della vita, di quella vita che fa,
non può esprimerlo, o meglio è come un grido al vento, perché il tutore è solo lui che decide della vita di quell'individuo. Questo ragazzo, di cui vi daremo esaustivamente lettura, pubblicazione già domani, lui dice: pensate ora alla giovane vita di Davide, ancora aperta a tutte le possibilità, tutte quelle comunque che lui sarebbe in grado di darsi. Pensate a un ragazzo come lui è, di quoziente intellettivo superiore alla media, di ottima cultura, diplomato al liceo scientifico ed ex studente universitario, uno sportivo molto dotato. È stato portiere dell'Udinese negli under 18, un ragazzo aperto, sempre sorridente, empatico e con straordinaria capacità di relazione. Ma è un pacifista. E forse quando si sposa una fede con una passione incontenibile, questa la si espone, la si difende, la si divulga. Noi dobbiamo reagire. Noi siamo quegli comuni immortali, non mortali, immortali, mortali sono loro. E chi si ribella non muore mai, perché ribellione è amore, non la violenza che condanniamo in modo fermo, espressione esecrabile. Espressione più vile dell'umanità peggiore, la violenza. Qui è un atto d'amore. Ridate sta figlia al padre, perché Maria Teresa sta bene solo con mamma e papà. Allora vengo al Gemelli e mi devono far parlare col direttore del Gemelli e tu dici: ci avete avuto un matto per tanti anni qua. E tutte le diagnosi erano d'un matto. E chi ha insegnato e ha formato lui nella carriera cattedratica sono tutti matti perché hanno appreso da un matto. Non è così. È grossolano l'errore, molto grossolano. C'è un'altra Italia che non vi racconta. A me dispiace dire questa cosa perché è anche un'Italia brutta che nessuno vorrebbe raccontare, ma non vi racconta nessuno. E quando mi dici ti incazzi, con chi? Io a 18 anni ero con Riccardo e Rocco a girare con Teresa e Karin, ero uno che ha girato il mondo, si è divertito. Mi sono divertito, grazie a Dio, grazie alla famiglia, grazie agli amici, alle persone per bene, ho amato la vita, amo la vita. Ma se ti sputo in faccia è perché tu non sai fare il tuo mestiere, o perché tu, Michele, sei quello che dice a Veltri: io ti invito, Elio, però ti devi mettere la casacca, sei bianchi da una parte e i neri dall'altra. Perché è diventato tutto questo un grosso baraccone da circo. E ci sono le vite umane che si spengono giorno dopo giorno. Perché arrivi anche al gesto estremo, ti ammazzi alla fine, il gesto più eclatante, e ti dicono: il gesto di un insano, l'avevamo detto. No, lo avete ucciso voi, è diverso. Questa bambina deve andare a casa dalla madre. La dottoressa Matone, la dottoressa Cavallo. Io vi invito a venire qui, adesso la Cavallo è subentrata alla Matone, e vi devono sentire. Io sarei felice di avervi qui, la gente deve capire qual è la vostra formazione, come parlate. Io sono contento, è un patrimonio questo da condividere. E proprio chi ha avuto tanto dalla vita e ama la vita non c'ha paura di niente, dottoressa. Attenta no, perché ognuno parla di quello che vuole. Però mi accusava un brianzolo che mi riferivo sempre a Borsellino. Falcone e Borsellino dissero una frase bellissima, l'uno che poi venne adottata dall'altro. Chi ha paura, chi non ha paura muore una sola volta, chi ha paura muore tutti i giorni. Io mi sono rotto i coglioni pure di vivere in mezzo a tutti sti cadaveri. Allora reagiamo, dai.